cioè su Andrea Regena, quando era ancora il Mirabel, zona Viale Risorgimento. L'Irabelle l'epoca che c'era il parcheggio scambiatore, cioè te lascia la macchina dal parcheggio e poi ti aspetta un pulmin che arriva mai e poi insieme al pulmin che stammia tutto, ben fai niente. A ieri lì insieme al pulmin che andava a stadio, a che era una donna che andava a casa, perché anche la gente che era residente lì prende il pulmino per andare a casa, perché chi sta lì che ha il pulmino andare a casa sua. Allora la tolta al pulmin la chiva sì, putin, tutti in schela. Le montate insieme al pulmin, la gatetta, no, una l'ha messa a sedere che, una l'ha messa a sedere, una la griva in spalla, la gatetta con l'uto. Nanin, vai vicino a quel signore là, gli dici se chiude un po' le gambe ci stai anche tu. Lui era un tifoso della Reggiana, un villano. Gli dice, dico a tuo maestro che se lei sareva le gambe che stava in tutto. Va su, lo spolmino risponde al suo puntini, dai. No, no, ma la mia finita lì. E solo un'altra volta che insieme al grattacielo che era le Svein, che era un tifoso, che andava insieme all'ultimo piano, al grande spiano, al grattacielo Dresden, e poi si buttare giù. Allora che era di tifoso, sotto, non sei tifoso un po' da bestia, però insomma lei sembra, comincia a dire, ma no dai, non buttarti giù, pensa alla tua famiglia, sono mia sposa. Pensa ai tuoi genitori, morto tu! Pensa al tuo lavoro, sono disoccupato! Insomma, pensa alla tua squadra, che squadra di niente! Dice, tengo il perma! Allora potete pramzare di merda! Ci sono dei lavori così!